Vediamo adesso come si fa il calcolo teorico dei calori specifici molari a volume e pressione costante. E così ricaveremo anche i valori che abbiamo visto prima, cioè l'azoto biatomico ha questo calore specifico molare a volume costante e quest'altro a pressione costante. Applichiamo il primo principio della termodinamica a una trasformazione isocora e una isobara. Abbiamo già visto che in un riscaldamento isocoro tutto il calore fornito al gas va in aumento dell'energia interna, mentre invece in un riscaldamento isobaro a pressione costante una parte del calore fornito al gas va in aumento di energia interna, l'altra parte va in lavoro di espansione. Poi applichiamo la definizione di calore specifico molare a volume a pressione costante, perciò il calore fornito al gas in una isocora diventa il calore specifico molare a volume costante per il numero delle moli per l'aumento di temperatura. E nel caso dell'isobara lo stesso, il calore fornito a pressione costante diventa il calore specifico molare a pressione costante, riferito a una mole e a un grado di innalzamento termico, per le moli per i gradi di innalzamento termico. Quindi qui abbiamo scritto, attraverso i calori specifici molari Cv e Cp, a volume e a pressione costante, le parti si di sinistra del primo principio della termodinamica, quindi abbiamo scritto Qv e Qp. Ora dobbiamo lavorare sulle parti a destra. Qui abbiamo l'aumento di energia interna. Siccome l'energia interna di un gas perfetto valeva un mezzo, le moli, i gradi di libertà R e la temperatura in Kelvin, allora l'aumento delta U di energia interna a parità di tutti i fattori costanti dipende da delta T, quindi un mezzo NLR, l'aumento di temperatura. Quindi andiamo a sostituire questa espressione a delta U in entrambe le formule di prima e quindi abbiamo questo delta U e quest'altro delta U. Inoltre, nel caso dell'isobara abbiamo anche lavoro compiuto P delta V. Questo P delta V è NR delta T, vediamo perché. L'avevamo già visto sul libro Amaldi, P delta V è la pressione per il volume finale meno quello iniziale, quindi PV2 meno PV1, ma usando l'equazione di stato dei gas perfetti, NRT2 meno NRT1, raccogliamo NR e quindi viene NR delta T. A questo punto ritorniamo all'isocora e confrontiamo il primo membro, cioè il calore fornito a volume costante, e il secondo membro, cioè l'aumento di energia interna. Da questo confronto risulta che il calore specifico molare a volume costante Cv è un mezzo LR, in quanto N e delta T si semplificano perché ci sono in entrambe le espressioni. Quindi abbiamo trovato l'espressione teorica del calore specifico molare di un gas a volume costante, la metà di LR. Ora passiamo all'isobara. Abbiamo detto che al posto di P delta V ci mettiamo NR delta T, NR si semplifica. Anzi, no, NR ma N delta T, perché N delta T è presente in tutti i termini, è presente qua, è presente qui e è presente qua. Perciò questa espressione rimane Cp uguale, di questa rimane soltanto R e dell'ultima rimane un mezzo LR che è Cv. Quindi otteniamo Cp uguale R più Cv, cioè Cp uguale Cv più R, che è la relazione di Mayer. E ci dice una cosa che già ci aspettavamo, che il calore specifico molare a pressione costante è più grande di quello a volume costante. Per l'azoto biatomico, infatti, quello a pressione costante era più grande di quello a volume costante di quanto? Esattamente di 8,3831 joule su mol Kelvin, cioè esattamente del valore di R. E il motivo, lo ricordiamo, per cui Cp è maggiore di Cv, è che al gas va fornito più calore se gli si permette di compiere il lavoro motore attraverso una isobara, piuttosto che se non gli si permette di compiere il lavoro nell'isocora. La relazione di Mayer quantifica quant'è il calore in più da fornire. Bisogna fornire 8,3831 joule di calore in più per ogni mole di gas e per ogni aumento di un Kelvin. Quindi per ogni riscaldamento di un Kelvin, perché questa è quella quantità di calore che il gas non va a mettere nella sua energia interna, ma spreca, tra virgolette, in lavoro motore. Perciò, in definitiva, da un punto di vista teorico, il calore specifico molare di un gas, è dato da un mezzo i gradi di libertà per R. E questo vale nelle trasformazioni a volume costante, cioè le isocore, mentre invece bisogna aggiungere un'altra R, quindi Cv più R, per ottenere il calore specifico molare a pressione costante, quando il gas lo facciamo espandere, quando lo riscaldiamo lasciandolo espandere, con una isobara.